E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete, questo è un altro video dell'unboxing del Mystery Tackle Box. Ci tengo a dire, questo è un altro Mystery Tackle Box, quindi roba nuova. E questo video è stato registrato un po' dopo quello precedente. Anche per questo video mi raccomando, tanti mi piace, condividete il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Arriveranno altri episodi di pesca a Miami. Bene, per aprire questo pacchettino andrò a utilizzare queste esche che c'erano nello scorso pack. Quindi andiamo via qua. Dai, tagliamolo tutto. Ha un super bello affilato. Ok. Adesso, come nello scorso video, andrò a farvelo vedere prima voi, così per me è tutta la sorpresa dopo. Andiamo a vedere. Ecco, già caduto qualcosa. Ok, questo. Qui c'è scritto la roba. Ed eccolo qua. Io non vedo niente, quindi siete i primi a vedere. Quella, quanta bella robetta. Subito, partiamo subito bomba. No, non ci credo, ho visto una cosa. Partiamo subito bomba con questo spinnerbait chartreuse bianco da 3 ottavi. Andiamo a aprire. Con doppia paletta Willow, bello spinnerino, colore di, devo dire che mi piace proprio. Abbiamo una paletta dorata e una argentata. La dorata è questa terminale. Solido abbastanza, sì. 3 ottavi, quindi dovrebbe essere 10 grammi, sui 10-11 grammi. Perfetto per pescare sia in acqua sporca che in acqua pulita. Devo dire che io adoro gli spinnerbait comunque e sono pieno di spinnerbait. E questo si aggiunge alla collezione. La seconda esca che tiro fuori è questo. È un chatterbait da 3 ottavi. Però io sono andato a acquistare questa esca uguale identica. Cioè, non per caso, adesso la vado a prendere. Guardate qui. Adesso qua c'è un trailer e qua c'è l'esca. Questa ha la testa bianca, questa ha la testa gialla. Questo ha una testa più larga e questa ha una testa più stretta. Adesso ve lo faccio vedere. Comunque tema giallo, Mi piace. Voto 10. Eccolo qui, bella scartina bianco-gialla. Che però comunque un chatterbait in più non fa mica male. È un mix tra un jig e uno spinnerbait che devo ancora provare. Voglio provare perché non ho mai avuto modo di provarla. E sarei curioso di vederlo proprio con, oltre che con bass ovviamente, con reali e cavedani, come si comportano. 4 ottavi pure questo, quindi un 10 grammi. Adatto anche a pescare a light, con le canne da light. Poi, robetta carina. Robetta vera, very carina. Partiamo da questo. Terza esca, abbiamo questo. Dovrebbe essere un jerkbait. Sì, è un jerkbait. Allora, 9,4 grammi in 3 ottavi ed è un 10 centimetri. Andiamo a vedere. Colorazione, devo dire, veramente bella. Guardate qua. Io, lo sapete che io adoro i jerkbait e guardate questo. Colorazione che è poi bellissima, con la luce del sole riflette, è una favola. Ami affilati, se me lo sono appena preso uno sulla mano. Colorazione molto naturale. Questo dovrebbe essere un suspending, secondo me. Vediamo, controlliamo. Suspending. Lavora a 3, tra i 3 e i 5 piedi. Quindi sì, bel cerchietto da usare anche in lago. E magari anche a cavedani. Dico cavedani perché è il pesce che faccio più facilmente, basta, devo fare chilometri per andarlo a prendere. Voglio vederlo in azione questo jerk, solo perché adoro i jerk. Loro crank jerk, jig, spinnerbait, sono esche che adoro io tantissimo. Un profilo veramente piccolissimo, una paletta molto stretta in modo da tagliare bene l'acqua. Movimento veramente, avrà questo tipo di movimento, un movimento veramente piccolo. Bel rattling. Fa tanto rumore questo. Bene, passiamo alla prossima esca. Prossima esca, andiamo su questo. Comunque, tanta robetta hard questa volta. Passiamo a questo che deriva dal Cars Bait and Tackle. Vediamo, è un jerkbait anche questo. Dovrebbe essere un jerkbait, sta tra i 0 e i 4 piedi. Colorazione shad, sexy shad dovrebbe essere. Veramente stretto. Ah, dimenticavo. Questo anche a trote, raga. Questo è bellissimo per andare a trote. Design accattivante. Guardate qua. Colorazione veramente bella.
molto naturale, utilizzabile soprattutto in acqua pulita. Utilizzato in fiume, in lago, sicuramente fa molto bene. Questo sarà un 7 centimetri, quindi adatto un po' a tutti i pesci. Sta in veramente poca acqua, quindi adatto anche ai pesci sospesi, soprattutto i bass, quando sono sospesi inizio primavera e estate, che stanno su 30 centimetri d'acqua. Questo va benissimo. È praticamente un'alborella italiana. O una piccola scardoletta. Una scardoletta forse si addice di più a questa forma. Quindi anche in Italia va benissimo. Prossima esca. Come detto, tante hardbait. E qua abbiamo un altro jerk, penso. Abbiamo quest'esca della Lucky Craft. Vediamo, dovrebbe essere un jerkbait, sì. No, io non voglio di non vorrei dire qualche cazzata. Shad. Ok, wow. Ora possiamo vedere subito una colorazione veramente stupenda alla luce, poi con questi bellissimi riflessi. Penso che sarà sui 10 cm pure questa. Sì, esatto. È stagione di gel comunque, che io adoro, ecco, adesso arricchisco ancora di più la mia collezione di gel. Non posso farne a meno delle esche che mi danno. Guardate, un profilo anche questo molto stretto. Paletta un po' più grande rispetto agli altri due. Ghost Shad come colorazione. Dai, è bellino, soprattutto con questo occhietto rosso. Fantastico. Anche questo, secondo me, può essere usato tranquillamente anche a trote. Non vedo l'ora di usarlo sui bass. Questo sui bass, no, ho tanta voglia di provarlo. L'esca non la conosco in sé. Sulla scatola non c'è scritto se è affondante, suspending, ma penso. Forse è un floating. Forse è un floating. Ok, ultima hardbait nella scatola. Abbiamo questo deep crankbait da 8 cm, fatto in balsa, 5 ottavi d'oncia, tra i 17 e i 21 piedi, che non saprei dire adesso quanta profondità è, però con una colorazione stupenda. 5 ottavi dovrebbero essere 15 grammi, se non sbaglio. Guardate qua, colorazione chartreuse, bellissima. Questa è veramente una delle migliori colorazioni. E guardate che palettone! È enorme questa cosa. Guardate, questa va proprio dritto in profondità. È un bel deep diver con delle belle ancorette. Questo, volendo, potresti usarlo anche a luccio. Un'esca del genere, fatto in balsa, dettagli ben definiti. Palettone, ho detto mastodontico, questo va giù così dritto sul fondo. Per i big reali, ragazzi, questo lo voglio provare sui big reali, oltre ovviamente sui bass, appena avrò modo. Ma sui big reali, prima possibile, voglio andarglielo a mettere in faccia e vedere cosa succede. E magari che pescione esce fuori con una roba del genere. Cioè, guardate, guardate qua che esca. Poi abbiamo due buste di gomma. Abbiamo anche questa volta dei biospawn. Questa volta sono black and blue, sono dei gamberi circa, cioè delle creature. Questa volta sono delle creatures. Wow, molto sottile, un profilo veramente sottile. Guardate che piccoli, e fanno un sacco di movimento questi. Cioè, guardate, sono dei gamberi. Guardate qua che robetta. Questi Texas in canneto, buttali dentro, soprattutto black and blue, con colorazione fantastica. Guardate qua, super gamberozzo, anche da mettere trailer ai jig, o anche volendo proprio al chatterbait metterlo come trailer. Ovviamente sarebbe stato meglio in bianco, però anche il nero ci può stare. Molto squadrato, come potete vedere, delle belle chele grosse, con, cioè, hanno un profilo sottile per poi diventare belle grosse e prendere tanta acqua e far tanto movimento e vibrazioni. E questo da buttare in canneto con un bel piombo a proiettile da 20 grammi. Ci sta. Guardate qua. Questo con tutto sto movimento, volete mettere, un basso non può resistere. Ultimo prodotto, altra busta di gomme. Questi sono della Riot. Andiamo a tirarli fuori. Colorazione Green Pumpkin e viola, oddio. Questi
hanno bene innescati a Woki, come vedete. Oppure anche Texas, volendo, lo inneschi Texas con l'amo e questo è veramente mobile. Questo volendo potrebbe andare bene, cioè, per, dico ai miei fan, cioè, oltre che a basso, Woki, ma anche a reali cavene, guardate che roba del genere, va tantissimo. Anche i gamberi, forse i gamberi sono, hanno un profilo un po' troppo largo per i cavedani, però per i reali va benissimo. Questo Woki fa il devasto, guardate che razza in movimento. Ringraziamo l'aereo per farmi casino. Bene, è andato via. Allora, una delle prime volte che andrò a cercare i big reali, utilizzerò una di queste, queste o questo, boh, dipende. Cioè, guardate che roba del genere potreste usarla non solo a basso, anche per i pescatori a basso. Provate un giorno a prendere qualche bel reale con le vostre gommone. Non per forza bisogna usare gommine, si possono usare anche queste cose qua. A basso non sono mai stato amante dei worm o pescare a Woki, perché pescare a Woki è tanto lenta per me. Preferisco pescare jig, Texas già un po' di meno rispetto al jig, però preferisco rispetto al Woki. Questo sì, fatto per il Woki praticamente. Bilanciato, perfettamente bilanciato come dovrebbe essere. Bel grado di elasticità, devo dire, quindi resiste bene alle mangiate. Dobbiamo andare a provare anche questo. È vero, però, anche questo. Cioè, queste sono ische che quasi tutte vanno bene anche per andare a trote. Questo, penso pure questo, ragazzi. Cioè, queste cose sono per basso, però possono essere usate anche per altri pesci che abbiamo noi in Italia. La scatola è vuota. Me la porto a casa per ricordo. E dunque, per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ci vediamo lunedì con un prossimo video. Dunque, per questo video è tutto. Ciao a tutti.